In questo caso vediamo una correzione del profilo nasale con il rinofiller, quindi uso di acido ialuronico. In questo caso ci permette di rispondere a una domanda che molti pazienti fanno, e la domanda è: il mio caso è adatto al rinofiller per correggere il gibo? Dipende. Come vedete, in questo caso la correzione non è completa. Se si arrivasse a una correzione completa, probabilmente la fronte e il naso diventerebbero un tutt'uno, quindi il paziente percepirebbe due effetti negativi del rinofiller. Il fatto che fronte e naso siano in collegamento senza una buona separazione attraverso l'angolo frontonasale, la radice del naso, e un naso eccessivamente lungo. Quindi in questi casi viene fatto anche per dimostrare al paziente che vuole per forza fare il rinofiller, che il trattamento potrebbe non essere la soluzione migliore, e ecco perché si opta per una sottocorrezione. E in questi casi è preferibile una rinoplastica che invece riduce la proiezione del naso, corregge il profilo, ma senza ingrandire le dimensioni complessive del naso. Ogni caso è a sé, non è possibile standardizzare, ma questo è un buon esempio per dire che il rinofiller può non essere adatto a tutte le persone che hanno un gibo da correggere.